Perdonate, Monsieur Dubois, ma è voluto entrare per forza. Saint-Luc parte per la Martinica al comando di una squadra. Vostro marito? Sì, in missione speciale contro i pirati. Spero che si faccia onore. Non è questo il punto. Io dovrò partire con lui. Ma se avessi un motivo, potrei anche restare a Parigi. E non ce l'avete un motivo? Solo voi potete rispondere a questo. Non siete stupido. Vi prego. Potrebbe essere l'ultima occasione che ho per amarvi. Potremmo perderci per sempre se parto. Volete amarmi in un modo che io non accetterò mai. Scusate. La gloria delle fanfare stia per suonare pure per Saint-Luc. Ma il merito di questo va solo agli dèi. Ho sentito dire che la sua squadra ha catturato un mucchio di pirati. Facciamogli vincere le battaglie di Marte, perché quelle di Venere alla sua età è ben difficile che le vinca. Beh, allora senti. Ieri è venuto a farmi visita un aiutante di marina che mi è molto devoto. Era di ritorno dalla Martinica. Pare che abbiano già perso 4 navi e che i pirati abbiano fatto più di 300 prigionieri. Durante le battaglie, a suo dire, dalle navi corsare si scatena un vero inferno e i loro cannoni paiono forgiati da Vulcano in persona. Sai una cosa? Sono contenta. Quell'idiota di Saint-Luc se lo merita. Non fare mai più quel nome davanti a me. Hai capito? Mai più! Sì. Seguitemi, miei valorosi! Il fiore più bello e profumato della Martinica! La calma Isabella è già sdraiata nel mio letto! Conquistare il resto non sarà difficile. Guardate, suprema eccellenza, laggiù a dritta c'è il terribile pirata Malasorte. Ci sta puntando contro quelle sue micidiali bocche da fuoco. Oh, non oserà mai sparare contro di me, Monsieur Saint-Luc. Ho dato mandato al governatore della Martinica di pagare il riscatto per gli ufficiali. 3 navi fuori combattimento. Affondate assieme all'ammiraglia. E Saint-Luc? Un affusto di cannone è volato in aria e gli è piombato addosso. Era uno sciocco. Posso dire la mia opinione? Sì. Saint-Luc ha commesso un errore dopo l'altro. Quei banditi conoscono le coste e l'entroterra ancor meglio delle loro tasche. Sono abituati alle imboscate. Sarebbe una follia combatterli in quei canali con una flotta di 5 grandi vascelli. Il maresciallo condivide questa opinione. E si dovrebbe usare, secondo lui, una strategia del tutto diversa. Bisognerebbe mandare là una nave, o al massimo 2. In gran segreto.
e colpire i pirati nei loro punti più vulnerabili. Impedire tutti i rifornimenti. Infiltrare delle spie. Comprare il tradimento e vendere il perdono. E poi pubbliche esecuzioni. Una forca in ogni piazza per appendere i pirati e quei civili che li sostengono. Ma soprattutto per mala sorte. Perché una volta tagliata la testa, anche il resto del corpo cadrà. Ci vorrebbe un uomo capace per portare avanti questo tipo di missione. Voi che ne dite? Un esperto. Qualcuno che sia astuto e anche determinato. Voi vi sentireste all'altezza? Se mi sento all'altezza. In tutti questi anni, l'unico scopo della mia vita era quello di ritrovare mio fratello. Ora che è morto, il mio unico desiderio è quello di scovare colui che l'ha ucciso. Ma la sorte e quei pirati sono responsabili della sua morte. Quindi vi prego, mandatemi laggiù. Molto bene, monsieur. Allora siamo tutti d'accordo. Il marchese Cornero, ambasciatore speciale di Sua Maestà il Re di Spagna. In verità è stata sua l'idea di affidare a voi questa missione. Immagino che voi vogliate scherzare. Il marchese Cornero ha chiesto espressamente che siate voi ad occuparvi di mala sorte. Io mi meraviglio che mi facciate anche solo respirare la stessa aria di questo individuo. Le questioni personali, specie se appartenenti al passato, non possono intralciare degli importanti affari di Stato. La distruzione di una famiglia non è cosa che si possa accomodare tra i ricordi di un uomo. Ho perso una figlia, Albrizzi. E come vedete non serbo alcun rancore. Ringraziate il luogo e la circostanza, altrimenti vi avrei già strappato il cuore. Datemi solo una risposta. Volete impiccare l'assassino di vostro fratello oppure no? Io non ho mai fatto alcun accordo con la corona, né con nessun altro, per mettere la mia spada al servizio del re di Spagna, e tantomeno di costui. Voi invece comanderete la missione, signore, con lo zelo che vi distingue. No, io non accetterò mai. Il re di Francia vi ha fatta salva la vita e voi non potete più disporne come volete. E poi avete fatto un giuramento. O devo considerarvi un uomo senza onore? Idiota! Monsieur Dubois, vedo che siete miracolosamente guarito. Sareste così gentile da volermi indicare il vostro chirurgo? Voglio sapere tutto di lui. Perché è qui? Va! Ti avevo detto di stare in carrozza. Quell'uomo è pericoloso per te. Basta di trattarmi come un infante! Io so quello che faccio. Fate di tutto per umiliarmi. Dio mi testimone. Io preferirei morire pur di non darti un dispiacere. Albrizzi, ora è il nostro potere. E voi volete che parta. Perché? Sto solo prolungando la sua agonia. Potrebbe rifiutare la missione. Ah no, ma partirà. Ci sono fin troppe ragioni che lo spingono laggiù. Thank you.
Amico mio, prepariamoci a svernare ai tropici. Monsieur Dubois, cosa della massima urgenza? Mi dispiace, ma Monsieur Dubois è al comando a ritirare gli ordini. Al comando. Ho molta fretta. Nessuno scenda a terra fino a mio nuovo ordine. Aspetteremo che faccia sera. Certo, signore. Forza.
questa parte. Però, devo dire che il palazzo non è niente. Dubois! Credevo che sareste entrato in porto di giorno, monsieur. Con tutti i vostri cannoni schierati e non di notte come un ladro. La notizia del nostro arrivo si propagherà fin troppo in fretta. E fino a quel momento preferiamo che tutti pensino che siamo dei mercanti. Come volete. In questo caso allora devo dedurre che avreste anche voluto evitare la cerimonia prevista per l'assunzione del comando. Sì, è così in effetti. La cerimonia dovrebbe iniziare a momenti. Mi hanno detto che Monsieur Dubois è arrivato a palazzo. Vogliate accettare le mie condoglianze per l'improvvisa e tragica morte di vostro marito? E non avete parole per me? Le ho spese tutte nei miei sogni. Gli unici momenti in cui il vostro pensiero non mi dà dolore. Il bastone. Non cercatemi la sorte. Temete per lui o per me? Auguro di potervi avere nuovamente ospiti nella mia casa, signori. Magari con degli abiti un po' più acconci. Temo che sarò io invece a dovervi offrire ospitalità. Questo documento mi conferisce il titolo di governatore plenipotenziario. Per cui vi prego gentilmente di voler mettere i vostri appartamenti a mia completa disposizione. Per me, i miei uomini e il corpo della milizia. Fino a quando, di grazia? Fino al giorno in cui riuscirò ad avere la testa di Malasorte. Di là. Fermo con la spada. Non muovetevi. Mettete giù le armi. Chi sei tu? È Malinche. Della stirpe di Kupul, signore di Tikmentitinka degli Itza. Ti chiediamo ospitalità e rifugio. Solo per qualche giorno. Non c'è rifugio neanche per il popolo Itza quando le grandi navi nere vengono per uccidere e rubare. È vero, la mia nave è grande, ma è rimasta lontana. Mi chiedo perché mai Malinche di Kupul si accompagna ad un barbuto e si veste come una meticcia senza onore. Non è come credi. Guarda i suoi occhi, ascoltalo quando parla. Lui è come la luce. È come il sole. E io sono come il manto della Vergine Maria che avvolge Kukulkan, il serpente piumato.
Accoglici. Nessuno recherà offesa al tuo popolo. Hai la mia parola. Fidati di me. In questa baia. Andate. Agli ordini. Catturato ieri. Ha parlato? Non una parola. Impiccatelo. Ci hanno tradito! Oh, signore mio, finalmente delle facce cristiane. Quegli spagnoli sono mezzi moreschi e non hanno un po' di cuore. Potete dirmi perché sono qui? Io vendevo solo la mia mercanzia. Vi siete macchiato di gravissimi reati contro tutte e due le corone. Avete ucciso, predato, violentato. I vostri compari hanno testimoniato contro di voi, anche se non c'è bisogno di testimoni per un affare del genere. Questo non è un processo, signor Fletcher. Qui siamo in guerra. E purtroppo per voi... io sono assieme sia il giudice che l'esecutore. Dubois, qui nelle isole non si fa altro che parlare di voi. Ma in realtà non siete altro che uno sbirro. Quindi, vediamo un po' di raggiungere un accordo. Sono pronto a pagare per il perdono. Il perdono e il pentimento sono affari che riguardano soltanto la vostra anima, ammesso che ne possediate una. Come vi ho già detto, noi qui siamo in guerra. E la sola cosa che mi interessa è vincerla, questa guerra. Per cui, signor Fletcher, che ne pensate di dirmi dove si trova il nascondiglio di Malasorte? Già che ci siete,
Perché non mi chiedete dov'è l'olandese volante oppure l'arca dell'alleanza? Io non lo so, capite? Ma la sorte è un diavolo, un fantasma! Allora non abbiamo più nulla da dirci. Non lo so! E anche se lo sapessi, meglio bruciare all'inferno piuttosto che dirtelo, che tu sia maledetto con il re di Francia e il re di Spagna! Ma la sorte... Puoi sputare l'anima! Dimmi dov'è! Non lo so! No! Puoi deciderti! Dimmi! Lui dov'è? Dov'è Malasorte? Al colendissimo signor Duca di Jussac, intendente di giustizia di Sua Maestà il Re di Francia. Il lavoro di bonifica, fatto coi soliti metodi, procede. La gran parte dei predoni catturati è stata affidata alle cure del boia. Questo vuoi per propagare il terrore nelle popolazioni e vuoi per non sovraffollare le galere con troppi prigionieri. Si cerca ancora il flagello Malasorte. I suoi compari e molti degli isolani parlano di lui come di uno spettro, una leggenda. Ma io lo so per certo di carne ed ossa. E comunque lo sto mettendo alle strette. Gli ho tolto pane e ricovero. E prima o poi dovrà venire allo scoperto. E non dispero di impiccarlo presto. Ciò non di meno, ad ogni corsaro appena catturato o sul punto di essere appeso, pongo e poniamo sempre la stessa domanda. Dove si nasconde Malasorte? Chiedevo sempre se la luna di Campeche fosse la stessa luna di Chihuahua. È la stessa. Ed è la stessa di Parigi, Goa, Milano. Sono città degli spagnoli? No. Di là dal mare ci sono delle grandi tribù. E così tante città quante le stelle in cielo. E dietro gli altri mari ce ne sono altre. Città con case fatte di legno, di pietra, perfino d'oro. D'oro? E parlano lingue diverse, indossano abiti diversi. E la poi... tua tribù quale sarebbe? Beh, io discendo da una grande e antica tribù. Ma in quale città stava? Roma. Roma? Io non l'ho mai sentita, Roma. Non ha mai dominato qui. E la tua tribù aveva, non so, un grande capo come l'imperatore degli Encomenderos? Beh, più di uno. Giulio Cesare, Augusto, Adriano e altri. Mai sentiti nemmeno loro. Non avete avuto uomini più importanti come Chak Sibchak o Hunak Chi? No, penso di no. Penso Beh, di no. Non vorrei offendere i tuoi sentimenti, ma non credo che la tua tribù fosse tanto importante. Già, forse hai ragione. Forza ragazzi, dateci dentro! Non voglio vedere un filo di salsedine nel suo corso!
Ehi, che c'è? Fatti guardare. No, no. No, ma che fai? Qui nessuno prende i bambini in braccio, perché diventano deboli e viziati. Sta fermo, ti prego. Tutti penseranno che ho scelto un uomo sciocco. Vedo solo donne, vecchi e bambini qui in giro. Dove sono gli uomini? Quelli ancora vivi nella rivolta. Una bella nave. Se gli zar avessero avuto le grandi navi con i cannoni, oggi non sarebbero degli schiavi. Gli imperi vanno e vengono come le onde del mare. Adesso viviamo nelle capanne, il nostro villaggio va dove va la rivolta. Oggi è qui, domani chissà dove. Io sono il più sciocco tra gli uomini, anche se tutti quanti qui mi chiamano il grande saggio. Sai, c'è una cosa che non ho mai capito. Dove vanno a finire gli dèi degli imperi che muoiono? Gli dèi dei 13 cieli, il dio del mais, il giaguaro, il serpente piumato. Malasorte! Malasorte! È scoppiata una rissa, si sono dati un sacco di botte. Ho dovuto far frustare 3 uomini, ma l'equipaggio è troppo nervoso. Non sono abituati a starsene in ozio. Fagli pulire la nave. Hanno già lustrato fino all'ultima caviglia. Falli ricominciare. Mi stanno prendendo tutti. Sì, ammazzeranno tutti. C'è anche vado dopo, hai visto? Hai visto? Via! Guarda, guarda, via! Via di qui! Mi faccio i miei complimenti, Dubois. I porti sono sgombri, la rotta dell'argento è libera e molti dei più famosi pirati sono ormai carne da dare in pasto alle mosche e ai corvi. A proposito, il cardinale in persona ha chiesto che il corpo di Malasorte venga svuotato e imbalsamato. Pare che vogliano esporlo in Place Vendôme durante il carnevale. Lo useranno per rappresentare l'allegoria della superbia. Immagino che voi sarete ansioso di tornare a casa. Meno di quanto lo siate voi di riacquistare tutti i vostri privilegi. Non ho ancora catturato né tantomeno ucciso Malasorte. E ci sono ancora dei porti lungo la costa che i miei informatori ritengono sospetti. Sì, ma sono alquanto lontani e poi non ci riguardano. Quando io inizio un lavoro, signore, sono abituato a finirlo. Come vi potranno testimoniare quelli che mi conoscono bene? Sono Colby! Ciurma dannata! Colby. È così che si accolgono gli amici? Bentornato! Quanti libri hai scritto mentre eri via? Dov'è Malasorte? E arriva! Ah, bene, a più tardi allora! Ci vediamo dopo! Dopo! Malasorte! 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 Gli speravo di farcela, amico. Hai incontrato navi? Mi chiedi se ho incontrato navi? Il mare è di tutti adesso. Tutti si sentono autorizzati a fermarti col cannone puntato. Per fortuna avevo questo. Ah, sono un uomo di scienza, amico mio. Proprio così, un uomo di scienza. Certo. Che sta scrivendo un libro sulla flora e sulla fauna delle Indie. Che mi dici di quel francese? Dubois? Sì, mi ha interrogato. L'hai conosciuto? Sapeva che sto nella fratellanza per raccogliere informazioni per il mio libro e che non faccio bottino né uccido. Altrimenti ci sarebbe stata la forca anche per me. Se sei nella sua lista,
Beh, puoi scommettere che prima o poi le tue ossa imbiancheranno al sole. Ha parlato di me? Solo per dire che ti impiccherà messo in catene in pubblico e che ti coprirà tutto di catrame, di modo che il tuo cadavere rimanga visibile più a lungo. Perdonami, no, quel francese per me diventerà matto a cercarti e vedrai che prima o poi sarà costretto a mollare e allora tanti saluti farà bagaglio. Io lo sfido veramente a trovarti qua giù. Ma qui come vanno le cose? Vedrai tu stesso. Vi dico che non mi sta bene. Io da qui me ne voglio andare. Avete capito? Sono stufo, me ne voglio andare. Ma adesso calma, è cambiato. Si tratta come... è un ingiustizia. Allora? Che cosa avete da dire? Ditelo, avanti. Ai fratelli non è sembrato giusto punire Morrison e Van Holst perché si sono divertiti con delle ragazze. Sì, esatto! È un'ingiustizia! È vero! Allora? Sì! Da quando siamo arrivati qui è peggio che stare su un vascello di primo rango. Le punizioni ci fioccano addosso a tutto spiano. Già! Io ho fatto a questa gente una precisa promessa. E intendo che venga rispettata. E poi che cosa credete? Avete idea di cosa ci aspetta là fuori? Lo sapete? Eh? Alla Martinica ci sono più cadaveri appesi a un palo che granchi e pesci nel mare. Quel maledetto Dubois è un vero demonio uscito dall'inferno. Siamo stanchi di stare qui. Vogliamo fare bottino. E poi non è per nasconderci come conigli che siamo entrati nella fratellanza. Sì, è vero. Così. Questo Dubois, se ci ha fatto il vuoto intorno, è perché vuole che ci scontriamo in mare aperto. Beh, ammettiamo di farlo. Potremmo anche vincere. Ma la volta dopo verrebbero qui con un'intera squadra. E noi abbiamo una sola nave. Io dico di aspettare. Si stancheranno di cercarci, vedrete. Sarà cambiata moda. Si vede che oggi i comandanti sono così. Dei codardi. Io ho sposato la morte. Non dimenticarlo. Intesi? Quelli erano altri tempi, ma la sorte... D'accordo. State con lui? Tu? Siamo tutti con te, Malasorte. Anche la grande nave ci lascia. Non tengo più i miei uomini. Non è gente che può languire in un villaggio. Anch'io non sono riuscito a trattenere i miei. Ma tu sei molto più fortunato. Almeno tu puoi guidarli in battaglia. Carichiamo la nave e salpiamo domattina all'alba. Ma prima vorrei da te un ultimo favore. Ikawaka kwika. Oyawani kiasiwi. Umawaya suchi. Umawaya kwika. Come sono dolci le tue carezze, mia sorella e mia sposa, e quanto migliori del vino le tue carezze e il dolce profumo dei tuoi unguenti. Miele vergine stillano le tue labbra, mia sposa. Miele e latte sotto la tua lingua e la fragranza delle tue vesti è dolce come la fragranza del Libano.
dovrai cambiare il tuo Jolly Roger. Non puoi più farne a meno. Ti puoi lasciare la sposa. Ah, no, non così. È mia, amico. Le mani dal bottino del nostro capitano, eh? D'accordo, signore, eh? Perdonalo, sorella, ma è più pieno di una botte. Una sola lacrima per me, amor mio. Io spero di no. Non voglio, perché una sola tua lacrima vale il perduto e il vinto. Baciami invece. Un bacio. Oh sì, questo sì che mi compensa. Un brindisi alla tua morte, William Shakespeare. Aerostar, non vedi che ho un coltello alla gola? Iscemi, Konejak, Kuzlomi Tuvos. Per amor del cielo, Rostan, abbassa quella pistola. Conto fino a tre e poi gli faccio saltare la testa. Al tre, vedi di spostarti. Basta ora, giù quella pistola. È una questione d'affari. Tu lasciaci perdere. Ti avverto, Rostan. Abbassa la pistola. Uno. Ma shanti shanti kanu. Ma shanti shanti. Per amor di Dio, non sparare! Due. Non farlo. Tre! Adesso basta! Ma sei diventato matto! Spari a un fratello per difendere un animale! Ce l'avrebbe fatta! Poteva uccidere quel bastardo, perché Obster, glielo hai impedito? Portali sulla nave e mettili in cella! Che è successo qui? Volevano delle armi e noi gliele abbiamo date. Ma al momento di pagare, si sono rifiutati. Levatevi di mezzo! La rivolta ha sempre fame e io non riesco più a fermarli. Dubois ci aspetta là fuori. E vi vendete le armi. E poi che vi aspettavate in cambio? Tanto oro. C'è un tesoro da qualche parte. E questa gente sa dov'è. Ma insomma, guardateli. Questa c'è gente non ha niente. Ah sì? E allora questo cos'è? Per ragione. E partiamo appena la marea si alza. Ma sei matto? C'è l'oro. Aspetta, l'oro. Facciamogli dire dove lo nascondono. Bene. Che succederà adesso? Non lo so. Però qualunque cosa succeda, io vorrò stare accanto a te, non dimenticare. Nel caso, falla avere alle mie moglie. Sì, certo. Grazie.
Noi stavamo aspettando una persona, il comandante Malasorte. Zitto! Al vostro servizio. Voi siete il comandante? Esattamente. E quella è la vostra famosa nave? Certo che no. O pensate forse che Malasorte oggi possa andare in giro liberamente facendosi vanto del suo nome? No, questo è chiaro, certo, avete ragione. Di questi tempi poi la prudenza, dico io, non è mai troppa. Detto chiaramente, signor, perché dovremmo fidarci di voi? Per lo stesso motivo per cui io dovrei fidarmi di voi, signori. Credo che stiamo già dando un po' troppo nell'occhio, signore. Siamo attesi. Signori, il famoso comandante Malasorte. Siamo onorati di conoscervi, comandante. Come sindaco dell'Alta Corporazione del Commercio, vi do il benvenuto. È un onore e un piacere avervi qui, nella nostra città. Parliamo d'affari. Cosa porta la vostra nave? Stive cariche di ogni bene, frutto dell'epoca in cui si poteva lavorare per i mari più serenamente. Cacao, 23 sacchi. Mercurio, 9 orci. Sale, 76 sacchi. Canapa, 103 balle. Lame di Toledo, 320 pezzi. Seta di Cina, 5 balle. Sale, voglio 20 sacchi di sale. Io voglio il cacao, prendo il cacao. Argento? Un momento, ce n'è per tutti! Calmatevi! Argento, 500 pane! Quanto al pane? Viene la metà del prezzo fissato dalla cassa di contrattazione. No, no. Forse a un quarto, volevate dire. No, signora, a un quarto decisamente no. Voi non siete in condizione di poter trattare, avendo quel francese sempre alle coste. Ha ragione. Silenzio! Fate silenzio! Ognuno di voi, signori, sarà chiamato per sottoscrivere una quota della nostra mercanzia. Ce n'è abbastanza per tutti, capitano? Sulla mia nave c'è merce a non finire. Stasera ognuno di voi avrà quello che avrà scelto. Avete la parola di Malasorte. E io sia dannato se quell'uomo è Malasorte. Non è Malasorte. Chi ha parlato? Il cieco ha parlato. Sì, il cieco. È stato il cieco. Io, signore, sono stato arruolato sulla nave di Malasorte e sono stato con lui per 5 anni. E vi assicuro che riconoscerei la sua voce tra 1 milione. Quell'uomo non è il comandante. È una spia. Il nostro amico si sbaglia. Non è vero, signor? Giudicate voi stessi se quell'uomo è davvero in grado di riconoscermi. Questa non è la voce di Malasorte. Quell'uomo è una spia. Menate la lingua, signore. Io non tollero oltre queste insinuazioni. Mandatemi sulla mia nave a sbarcare tutto il carico. Almeno vi renderete conto che state sbagliando. Non muovetevi. Perquisitemi. Con quello che avete udito, potreste farci impiccare anche questa sera. Sta a voi dimostrare che questo sospetto è infondato. Se non ci riuscite, non uscirete vivi. Aspettate un momento. Datemi un paio di minuti e vi dimostrerò che io sono davvero Malasorte. No, io invece vi proverò che è solamente un impostore. Malasorte ha una cicatrice che gli corre lungo tutto il fianco. Spogliatelo e vedrete con i vostri occhi se non è una spia. Spogliatelo! Cosa sta succedendo? Insomma, perché nessuno mi dice niente? Siamo davvero mortificati. È stato un eccesso di prudenza. Signor Malasorte, aspettate. Siamo disposti a pagare l'argento anche a metà, che dico 2/3 del prezzo della casa di contrattazione. Fermate. Comandante! Fate sbarcare la milizia. Arrestateli tutti. Fatene impiccare a caso 1 su 3. A costo di mettere a ferro e a fuoco tutta la città, portatemi quel cieco. Lo voglio sulla nave.
arrivati, signore. Conosci le fattezze di Malasorte bene quanto la sua voce? Anche meglio, Vostra Eccellenza. Io ricordo ogni cosa del mondo che un tempo vedevo. Descrivi esattamente il volto di Malasorte a quest'uomo e io ti risparmio la vita. Dimentica anche un solo piccolo dettaglio e ti faccio inchiodare in cima all'albero maestro. I suoi occhi sono grandi e blu. Grandi. Le orecchie sono normali. Cioè? Cosa intendi per normali? Insomma, sono più piccole delle mie. Più piccole delle mie. Ma la sorte poi ha il naso dritto. No, non come il mio. E inoltre ha dei lunghi, lunghi capelli lisci, castani, insomma chiari. Avanti. Signore, vi prego, non potete! Via, via! Io non posso lasciarvi! Signore! Che vi succede? Lo riconoscete? Riconoscete l'uomo che vi ha riscattata? È Malasorte? Direi di sì. Gli somiglia abbastanza. Perché questo invece, non era altrettanto somigliante. Mio fratello Ferrante Albrizzi e Malasorte non sono altro che la stessa persona e questo voi lo sapevate bene. Perché non me l'avete mai detto? Perché mi aveva parlato di voi. Diceva che se non vi avessero giustiziato, vi avrebbe ucciso lui con le sue stesse mani. Cosa volete fare? Devo trovarlo. Gli ho già distrutto la vita una volta. E ora devo fare in modo che si metta in salvo. Ma allora non avete capito.
Ha detto che vi ucciderà. No, non lo farà se io riesco a parlargli. Ogni minuto è prezioso. Qualcuno potrebbe trovarlo prima di me. Lo avranno già fatto. Ieri hanno segnalato la sua nave al largo di Cuba. Ora tutti sanno dov'è. Comandante Malasorte? Chi siete? Brava gente che avrebbe preferito essere altrove, ma questo vecchio sta smaniando per parlare col vostro comandante. Giù la scaletta! Niente! Chi sei, vecchio? Vengo per conto del comandante Dubois. No! Sparare sulla mia barca, no! Prendetevi questo vecchio pazzo e sparategli sul vostro ponte, se proprio dovete farlo. Fatelo salire! Portalo su! Lo volete ammazzare o dobbiamo aspettarlo qui? Restate sotto bordo. D'accordo. Entra. Ho preso acqua e vento su quella dannata barca. Come mi avete trovato? Alla Martinica anche i bambini sanno dove siete in questo momento. Quindi dopo quella di un vecchio pazzo dovrò aspettarmi anche una loro visita. Da terrore di tutti i mari sono diventato, a quanto pare, un'attrazione da serraglio. No, no, signore. Io credo che ad accostarvi uno rischi sempre la sua vita. E nessuno nelle isole lo ha dimenticato. Sono venuto a portarvi un messaggio di Monsieur Dubois. E da quando Dubois si avvale di gente vecchia e malandata? Dubois ha vinto tutte le sue battaglie facendo sembrare ai suoi avversari ciò che non era. È un maestro della finzione. Un bel modo per dire che inganna e tradisce. E questo grande stratega cosa vuole da me? Può muovere contro di voi anche domattina. Ma essendo un uomo pratico, preferisce evitare un inutile scontro navale. Il famoso Dubois ha forse paura? No, signora, non ha nessuna paura. Ed ha a disposizione tutti gli uomini e le navi che gli servono. Ma crede che potrebbe farvi ottenere il perdono dal re di Francia. Io non ho mai offeso il re di Francia, non ho nulla da farmi perdonare. Non fate così, signore. Cercate di essere ragionevole. So che Dubois voleva vedermi sulla forca.
coperto di catrame. Perché ha cambiato idea? Perché lui vi considera un valoroso. E giura sul suo onore che vi farà salva la vita. E i miei uomini? Può garantire anche per loro? Allora dite al vostro padrone che la questione è chiusa. Date retta a un uomo di esperienza, signore. Non avrete nessuno scampo in battaglia. Sì, forse è vero. Ma non sono uno che si tira indietro. E non comincerò adesso. Non fatevi accecare dalla superbia. Andreste incontro alla morte. Non c'è davvero nulla che vi leghi alla vita. Una cosa c'era, ma è stato molti anni fa. Che ne è della vostra famiglia? Tutti morti, anche mio fratello. Ma voi l'avete visto morto? No. No, ma... E se fosse ancora vivo? Potrebbe essere una ragione per non morire. Ricordi la profezia? Sono passati più di 15 anni. E ora ci siamo ritrovati. Ferrante, dimentichiamo ciò che è stato. Andiamo via di qui. Insieme. Insieme? Questa è la mia nave, ho i miei uomini. La mia vita è qui. Oh, no. È già accaduto una volta. Tu uccidesti Livia quella notte. Quello è il passato, Ferrante. Sei confuso. Noi eravamo fratelli. Ma dici che il passato non conta e conta il presente. Beh, al presente tu sei Dubois e io Malasorte. Tu sei pazzo. No, tu lo sei! Non lo capisci? Non lo vedi dove ci ha condotto il destino? Tu sei il cacciatore e io la preda. Tu il soldato. E io il pirata. Tu sei il vecchio mondo. E io sono il nuovo. Tutto questo accade contro la mia volontà. Ogni cosa nella tua vita sembra accadere così. Ma ora noi possiamo cambiare le cose. Come? Con un colpo di spada? O con una cannonata? Ferrante, nel nome di Dio, ascoltami. Devi salvarti. Spero che la tua nave sia abbastanza solida, comandante Dubois. Thank you.
Abbiamo la rada alle spalle. Ci vogliono chiudere. Eccoli. Possiamo tentare una sortita. Sono fregate veloci. Noi siamo appesantiti dai due cannoni. Possono aprirsi a ventaglio e tagliarci la via quando vogliono. C'è qualcuno di voi che vuole arrendersi? No! Possiamo provare ad uscire costeggiando la rada, sempre che ci assista il vento. No. Ho un'altra idea. Cercheremo di passare fra una nave e l'altra. Non correranno il rischio di spararsi addosso. La lancia sta mandando le nostre segnalazioni, signore. Siete in grado di vedere cosa rispondono? Hanno alzato il vessillo di malasorte. Nessuna risposta. Nessuna. Segnalate alle navi che si preparino a combattere. Tenere la rotta! Ci puntano addosso, signore. Ora, eccellenza? Aspettate il mio comando. Adesso! Ah, si stanno allargando! Pensavo che vogliamo aggirarli all'ultimo minuto. Ce la caveremo con una portata. Sono incatenate l'una all'altra, non riusciremo mai a passare. E andremo a finire dritti in bocca. Troppo avanti sia per aggirarci che per ritirarsi. Secondo me serreranno. Secondo voi, Lafitte? Serreranno, signore. Straorza! Serra le vele! Serrare le vele! Capisco il senso di questa manovra. Sembra che virino, signore. Sì, lo vedo. Pezzo in posizione! Sì! Aprite il portello! Sparano addosso. Da quella distanza? E chi vogliono impressionare? Lanciate la catena o ci tira sotto! Fermi con quella catena! Dobbiamo liberarci! Forza ragazzi, dobbiamo alleggerirci! Forza! Vai. Dai, dai, più veloce!
di barra dritta! Spiega le vele! Vogliono passarci in mezzo. Armate i cannoni, forza! Tutti pronti a sparare! Tutti gli uomini ai pezzi! Pronti a far fuoco! Sotto tiro solo per pochi secondi. Bene. Signore, a voi l'onore, prego. Non sparare, che nessuno apra il fuoco. Ma siete impazziti. Signori, tutte le armi. Ordino di non aprire il fuoco. Rischiamo di colpire i nostri della nave appoggio. Fiero di questo bell'attacco, signore. Da questo momento io e i miei ufficiali ci ritiriamo sotto coperta e decliniamo qualsiasi responsabilità. Che ordini, signore? Seguiamoli. La loro nave va due volte più veloce e presto calerà la notte. Persi, signore. Che facciamo? Il timoniere vuol sapere la rotta. Calate le ancore. Aspetteremo l'alba. Ho dormito molto. Oh, no. Abbiamo quasi finito di caricare l'acqua. Aspettiamo che la seconda scialuppa ritorni e siamo pronti a levare l'ancora. Hai deciso cosa farai se riusciremo a raggiungere l'Europa? Non lo so. Dovrò stare nascosto all'inizio. E tu? Mi troverò qualche ricco protettore, qualche eccellenza da incensare nei miei prossimi libri. Abbiamo perso. Non direi. Abbiamo salvato la vita, la nave, e ci abbiamo guadagnato pure qualcosa. Ma la fratellanza è finita. Non c'è più. Diciamo che va a riposarsi per un po'. E poi ne ha diritto, no? Dopo guardate, tante battaglie... Laggiù c'è qualcosa! Che cos'è? Una macchia rossa! Guardate! Guardate laggiù! Cosa può essere? Non ne ho idea. Ce lo tiravamo dietro. L'altro capo della cima era fissato a poppa con un arpione. Ma che roba è? Porpora, direi. E noi ce la stiamo portando dietro da ieri. La scialuppa è appena rientrata. Levare l'ancora, tutti ai posti di manovra! Levare l'ancora! Tutti ai posti di manovra! Presto alle vele! In vista!
Oddio santo! Hanno il vento in poppa. Ormai ce li abbiamo addosso. Segnalano! Chiedono di arrenderci! Che facciamo? Arrendiamo! Tutti ai posti di manovra! Puntano su di noi. Devo fare armare l'artiglieria. Segnalate ancora. Ma sono già due volte che... Forse non le hanno viste. Non so cosa vogliono fare, ma ci vengono dritti contro. Tutti i pezzi pronti al tiro. Aspettate un momento. Non interferite, signori. Puntate. Pezzi pronti al tiro, signore. Fuoco. Lasciami! È inutile! Non fare così, su! Lasciami! Si è fatta notte, Ippolito! Abbiamo setacciato l'oceano. È inutile. È inutile. E la scialuppa? Ehi! Non vuole rientrare. Non riusciamo a convincerlo. Prego, madre. Tornate alla nave. Cerco di convincerlo io. Prego, Ippolito, sono io, sono Isabella. Non fare così. Ascolta, non ti aspetteranno, ti lasceranno qui. Il mio posto è qui. Ma non c'è nulla da fare, Ferrante è morto. Ti prego, cerca di capirlo. Sono tutti morti, hanno ripescato solo cadaveri. Due volte lo ucciderai, due volte tornerai in vita. Questa è la profezia. Non è morto. Stai delirando, hai la febbre. Ferrante non c'è più. Per una volta dimentica i morti e le vendette. Ti prego, salvati almeno tu. Ascoltami, ascoltami.